Meglio alle 10:30 di mattina. Oggi andiamo a vedere Roma Lazio. Vi saluto. Poi vado in bagno e mi lavo la faccia. Faccio colazione rigorosamente con le gocciole. Mi metto le lenti a contatto, una e due. Sì, fa lacrimare, non a me. Qui non ho idea del perché canti una canzone. Ora lavaggio denti. E qui si parte in viaggio per lo Stadio Olimpico. Ciao. Stiamo. Presto, noi cerchiamo di entrare subito perché sennò c'è una fila incredibile, lunghissima, e meglio vi dà. Ovviamente mi ero portato gli occhiali da sole perché me l'aspettavo sto sole, no? Però sono stupido, non l'ho portati ora qui allo stadio, sono un coglione. C'è dietro la porta, signori e signori, è lui dietro la porta. Ah, hai capito? Posso? Ok, ci siamo. Questo qua. Ci siamo seduti adesso, aspettiamo solo l'ingresso in campo dei giocatori. Lorenzo!
di è? Manca poco, non si vede niente perché è tutto fumogeno lì, mannaggia. Dai che partita, dai! No! Serve più convinzione, già quasi nell'area della Lazio, già al primo tiro, al primo minuto. Oddio Nicolò! Dai, piala! Mannaggia! Rick! Bravo Rick! Vai per Nicolò! Ah, gira dietro! Ragazzi, siamo già super offensivi, bene! Andiamo allo stadio! Entrando in campo, che secondo tempo sia. Sostituzione per noi, Oscino. No, non era gol, purtroppo. Esce dal campo Lorenzo Pellegrini. Volpato, dai. Un pippone. E capo Stefano Esceraui, il mio preferito. Non è entrata! Partita orribile, continuano a perdere tempo questi, noi abbiamo una sfiga che porta. Ho trovato un modo per perdere altro tempo, fantastico. 8 minuti di recupero, dai. E pareggiamo. Mamma mia, lo detto.
derby si è concluso male, cappellata di Bagnez che ha deciso la partita. Per il resto sarebbe stata una partita da 0-0, orribile, bruttissimo gioco per tutte e due le squadre, senza paragoni, mamma mia, una partita orribile, una partita veramente orribile con risultato ancora peggio. Quasi immeritata. Ragazzi, il video termina qui. Spero vi sia piaciuto, iscrivetevi, like, campanellina dal Pacix, è tutto, bella.